Due persone hanno un fegato nuovo e dei reni nuovi grazie al gesto d'amore della famiglia di un 74enne gelese che ha deciso per la donazione dopo l'incidente stradale dell'uomo. Il prelievo di organi è avvenuto all'ospedale Sant'Elia di Caltanissetta in collaborazione con l'equipe dell'ISMET di Palermo. Il primario Giancarlo Foresta, appena tornato dal volo in elicottero da Palermo per portare gli organi, ci ha spiegato il difficile iter per giungere all'espianto. Una volta individuato un paziente che ha le potenzialità per poter essere candidato per una donazione di organi, dobbiamo primariamente fare l'accertamento della morte cerebrale, quindi le condizioni sono estremamente gravi anche se gli organi sono in perfette condizioni. Prima di fare questo, cioè contemporaneamente a questa diagnosi, diciamo, di morte cerebrale fatta con tutti i crismi di legge, interviene una commissione medica composta dal neurologo, da un medico legale o un rappresentante della direzione medica e un anestesista. Quindi si fanno una serie di accertamenti clinici e strumentali che ci permettono di stabilire con assoluta certezza la morte del paziente. Nel frattempo abbiamo già avvisato il centro trapianti, che ci fornisce poi l'equipe, qualora la famiglia o il familiare avesse deciso già in vita per la donazione degli organi, viene a fare appunto il prelievo degli organi. Diciamo che poi, per quanto riguarda la famiglia, nel caso specifico attuale, è stata una forma come prolungare la vita del proprio familiare e non rendere inutile una morte che, tutto sommato, come in questo caso, è stata una morte improvvisa, non assolutamente prevista, viste le condizioni, diciamo, di salute anche abbastanza buone del paziente.